Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere qual è la mia personale ricetta della spuma al caffè con amaretto. Io utilizzo soltanto acqua fredda, caffè solubile e un pochino di amaretto. E poi ovviamente vi servirà un frullatore oppure quegli strumenti che si usano per fare la schiuma al cappuccino. Però andiamo subito in cucina, vi faccio vedere come si realizza perché è più facile farlo che spiegarlo. Realizzare questa spuma al caffè aromatizzata all'amaretto è semplicissimo. Servirà del caffè solubile, ad esempio questo della Nescafè, ma anche i Dupe vanno benissimo. Un cucchiaio di zucchero, io utilizzo lo zucchero di canna, ma va bene anche lo zucchero bianco. Poi degli amaretti secchi che andremo poi a sbriciolare grossolanamente. E poi vi serviranno delle fruste elettriche, oppure se volete fare solo una tazzina, come nel mio caso, potrete utilizzare anche questo bellissimo strumento che serve per fare la schiuma del cappuccino che io ho trovato su Amazon. Magari vi lascio in info box il link se vi interessa. Comunque, come prima cosa andremo a sbriciolare gli amaretti grossolanamente. Io lo faccio proprio con le mani, quindi non dovete fare nulla di sofisticato. Dopo aver sbriciolato gli amaretti, la prima cosa da fare è andare a prendere la vostra tazza, mettere un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di caffè solubile, andate a mescolare un pochino, poi aggiungete gli amaretti, non tutti perché poi una parte potete metterla sopra, quindi aggiungetene, so, più o meno un po' più della metà e poi una parte ve la tenete per andare a decorare. Andate a mescolare il tutto. Adesso dovrete aggiungere dell'acqua, ovviamente lentamente, in modo da poter mescolare e far sciogliere sia il caffè che l'amaretto e anche lo zucchero. Dopo aver mescolato in questo modo, andrete ad utilizzare il vostro strumento magico. Scusate, cambio di programma. Utilizzerò una tazza con il bordo più alto perché mi sono resa conto che quella aveva il bordo troppo basso e quindi poi rischiavo di sporcare tutta la casa e di schizzare caffè ovunque. Quindi utilizzate una tazza con il bordo alto e andate a premere questo tasto in modo da shakerare il vostro caffè. Vedete che si sta formando tutta la schiuma? È una cosa bellissima. Ok, a questo punto il vostro caffè shakerato è pronto e io vado ad aggiungere un pochino di amaretti sopra per fare una cosa più sfiziosa. Ecco, li aggiungo in questo modo. E non vi resta che gustarlo. Io spero di avervi dato un'idea utile. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.